Sono a Bologna, nella salumeria Bruno e Franco, in via Oberdan, e sono venuto qui a lezioni di tortellino. Adesso vi presento Franco, che mi insegnerà e ci insegnerà a fare tortellini. Allora Franco, andiamo a vedere come si fanno i tortellini? Certo. Andiamo nel laboratorio. Andiamo nel laboratorio. Andiamo. Per fare dei buoni tortellini occorre partire da una materia prima di assolutissima qualità. Per il ripieno occorrono una mortadella IGP di Bologna senza conservanti in vescica naturale, lombo di maiale fresco, prosciutto di Parma stagionato 20 mesi, parmigiano reggiano stagionato 30 mesi, noce moscata e sale. Per la sfoglia usiamo uova freschissime e una farina macinata apposta. Ci vogliono 12 uova per ogni chilo di farina per ottenere un impasto giallo, elastico e consistente. Dopo aver preparato il ripieno e aver preparato questa pasta, si tira la sfoglia su taglieri di legno con mattarelli di legno. È l'esperienza della sfoglina che tira la sfoglia, che decide quando la sfoglia va bene. Dopo aver tirato la sfoglia si passa al taglio, che è fatto con un apposito attrezzo che taglia in quadri uguali, in tanti quadri uguali, la sfoglia. Dopodiché verrà riempita con ripieno. Ora la signora Paola vi farà vedere come si riempiono i tortellini. Anche qui non c'è una misura, non c'è un peso, è la sfoglina sempre che decide quanto ripieno va in quel quadretto. L'ultima fase è la chiusura del tortellino, che va fatta rigorosamente a mano. Ecco come fare. Prendete il quadratino di pasta fra le dita e piegatelo in due, ottenendo un triangolo ripieno. Non dovete pressare i lembi, basta appoggiarli bene. Poi arrotolate due angoli attorno al dito indice, esercitando una leggera pressione col pollice. Il tortellino è pronto. Ecco a velocità reale la chiusura di un tortellino tra le mani della nostra sfoglina. In ultimo i tortellini vanno messi ad asciugare in questa macchina a una temperatura di 30-35 gradi per circa mezz'ora, così perdono il liquido in eccesso e possono essere trasportati o conservati per qualche giorno in frigorifero. Mi raccomando, i tortellini bolognesi vanno rigorosamente preparati in brodo.